Buongiorno a tutti, oggi inauguriamo le interviste. Saranno delle audio-video interviste dove domanderemo ai nostri ospiti alcune cose relative ai loro interessi, alle cose che fanno, che scrivono e così per conoscerli. Ed è doveroso, come prima intervista di questa serie, e intervistare giustamente il direttore di Elapsus che è Davide Mauro, ciao, Ciao. col quale ovviamente noi abbiamo un rapporto strettissimo come collaboratori e che voglio far conoscere oggi a tutti i nostri ascoltatori. E quindi ho per lui delle domande stuzzicanti e anche interessanti, spero. Allora, prima di tutto, doverosamente bisogna chiederti, com'è nato Elapsus? È nato poco più di 10 anni fa, ma è nato come una forma di gioco, nel senso che eravamo un gruppo di amici, tutti della stessa città, che ci siamo riuniti a casa mia e abbiamo ragionato sull'ipotesi, sull'idea di creare una rivista online e cercare di. Eravamo tutti appassionati di letteratura, di cinema, di varie cose. Ed è nata con l'idea di voler sviluppare una rivista che non guardasse solo un argomento specifico, perché eravamo persone tutti con interessi diversi. Quindi valorizzare gli interessi differenti, essere generalista, perché l'idea è che la cultura non sia semplicemente specifica, cioè ci sono un sacco di riviste specifiche, ma in questo caso nasceva con l'idea di una cosa trasversale, quindi abbracciando un po' tutto. E con l'idea di avere dei contenuti che fossero di qualità e che nel tempo, insomma, rimanessero come una forma anche di patrimonio. È iniziata così, diciamo, con questi amici, poi loro si sono persi, nel senso che ognuno magari ha scelto di non proseguire, perché chiaramente il tempo è anche lungo. Io ho tenuto duro. E poi alla fine la redazione è aumentata attraverso il contatto tramite internet. Quindi oggi siamo una realtà in rilancio perché appunto c'è stato un frangente in cui praticamente ero solo a mettere contenuti e poi pian piano è aumentata e siamo qui. E strada facendo hai raccolto anche me. Infatti, si sono create questi bei rapporti che divengono rapporti di natura culturale, ma divengono anche poi rapporti di amicizia, quindi è un aspetto molto bello, diciamo, del fare rivista e del fare squadra. E che unisce tra l'altro persone, come nel nostro caso, che vengono dai quattro angoli dell'Italia, perché possiamo dirlo che i collaboratori principali di Elapsus, quelli che compongono la redazione, veniamo io dal nord-est, tu sei siciliano, poi abbiamo una persona in centro Italia e uno in costiera amalfitana, per cui si può dire che veramente il digitale rende anche possibile questi incontri che apportano ricchezza perché ognuno è portatore anche delle proprie tradizioni e di un tipo di cultura, e quindi questo rende mo possibile molte cose. Ma ti chiedo una curiosità sul nome. Elapsus, che mi sono sempre chiesta, adesso non abbiamo mai avuto modo di parlarne, ne parliamo in diretta. Allora, Elapsus è nato, diciamo, ero fissato io soprattutto all'idea che ci fosse un nome che richiamasse alle origini latine, quindi comunque con un'accezione, diciamo, legato all'antico, non un nome moderno con un anglicismo o qualcosa di simile. E quindi pensavamo a qualcosa. Poi, boh, abbiamo cercato 100.000 idee, ma non c'era niente che ci convincesse. A un certo punto, boh, un amico parlando disse: è qualche cosa, eh? E sono uscito Lapsus. E Lapsus, è come elettronico, come c'è l'iPhone di internet, diciamo, è Lapsus. È chiaro, non significa nulla, non ha un significato profondo il nome.
ma ha un suono che evoca un pochettino la vulgata latina, insomma, poi funzionava, è andato avanti. Funziona, infatti. Sì, infatti. Allora, ti sei spesso occupato di scienza nei tuoi articoli. La scienza di cui scrivi è spesso ai confini dello scientifico, se non a tratti è considerabile una scienza un po' filosofica. Potresti spiegarci meglio cos'è per te la scienza? La scienza è uno dei campi che mi affascina, mi incuriosisce tantissimo. Io parto, diciamo, la scienza per me è iniziata quando da ragazzino mi ero appassionato di astronomia. Difatti molti dei primi articoli che si trovano nella sezione scientifica parlano di astronomia. E era un campo che mi ha appassionato perché è proprio scienza pura. Poi a un certo punto questo percorso si è interrotto perché l'ho trovata una forma di limitazione, cioè bellissimo il campo, molto interessante, però a un certo punto avevo bisogno di allargare l'orizzonte scientifico e quindi ho aggiunto altro. L'altro chiaramente sempre con una base scientifica, però poi è subentrata anche una personale fascinazione verso i confini della scienza, perché esistono molti settori, dalla meccanica quantistica a settori un po' di confine, dove a un certo punto la scienza perde le sue caratteristiche, diciamo, di essere riconosciuta come tale e entra nei confini. In questi confini dove ovviamente entriamo quasi in un campo filosofico di interpretazione, che non è sempre riconosciuta in ambito scientifico. Ad esempio, alcuni vecchi articoli parlano di presunti, diciamo, tentativi di riconoscere la presenza di una sorta di campo di coscienza della Terra. Non sono cose che la scienza riconosce, ma sono aspetti che indirettamente sembra che possano funzionare sotto l'aspetto filosofico. Ad esempio c'è uno scienziato che si chiama Rupert Sheldrake che ha parlato dei cosiddetti campi morfici, che potrebbero spiegare molti dei comportamenti delle persone, ma soprattutto degli animali, che anche a distanza sembrano avere proprio dei comportamenti simili e mutare nel corso del tempo in maniera praticamente uguale, anche non avendo una comunicazione specifica. Ecco, questo per esempio è oggetto del contendere, cioè non, la scienza forse non lo potrà mai del tutto spiegare, ma d'altronde la scienza non poteva neanche spiegare la psicologia, cioè la psicologia non è una scienza esatta, è un qualcosa che si basa più su una natura empirica. Ecco, a me piace quest'idea che la scienza possa affacciarsi in un qualcosa che vada oltre, che deve cercare di rimanere con i piedi per terra, perché sennò poi sfocia, diciamo, in qualcosa che va troppo in là, e quindi non fermarsi semplicemente alla scienza ufficiale, ecco, perché la scienza ufficiale può anche essere fortemente limitata anche dal paradigma in cui vive, che è una visione eccessivamente razionale che esclude molto altro. Ecco, quindi questo è il discorso in senso generale. In effetti possiamo anche dire che tutta la nostra vita planetaria è inserita in un contesto di mistero, certo. Dando alla parola mistero non un'accezione negativa, stregone, da stregone o magica, o si può anche dire magica in un senso elevato del termine. Cioè il mistero e la magia pervadono tutto il nostro vivere, anche quotidiano, e ci sono appunto dei settori della mente anche collettiva che non riescono ad essere indagati in un senso esatto statistico, cioè non... Certo. È il non conosciuto che probabilmente, forse bene anche così, non verrà conosciuto mai fino in fondo. E fa parte un po' del mistero dell'esistenza, no? Dell'essere umani, ed essere così umani e anche limitati, se vogliamo. Certo. Io ti faccio un esempio, per esempio la sincronicità, no? Cioè quando ti accadono delle cose...
come è scritto anche Jung, ecco, non sono spiegabili sotto un aspetto prettamente razionale, ma hanno un significato solo per la persona a cui quell'evento accadono. Viene incontro. Sì. Ti racconto una cosa che mi accadde una volta. Tu sai, parleremo poi diffusamente quando magari mi intervisterai. Io ho studiato musica, e musica anche in un senso proprio il suono, ho studiato il suono, e il suono è anche molto misterioso, no? E mi è accaduto, ad esempio, un fenomeno come del tipo che tu hai spiegato. Una sera in montagna ero in un passo molto alto delle nostre, in Trentino, sul Passo Rolle, posso dirlo, e verso le 9:30 di sera mi sono uscita dall'albergo, c'era pieno di neve, eravamo a 2000 metri, ovviamente in pieno inverno, in bassa stagione, e quindi pieno di neve, freddo, un silenzio assoluto perché eravamo su quel passo lì, ci vivono nessuno, cioè ci sono solo qualche albergo, due o tre alberghi e ospiti, e in bassa stagione tra l'altro non c'è mai nessuno. E io sentii quella circostanza, stando ferma in mezzo alla neve 5 minuti, ho sentito il suono che io ho chiamato il suono della terra. E una vibrazione, era un qualcosa di... Adesso tu hai parlato di questo campo magnetico, mi è venuto subito in mente quel momento, che ormai è accaduto diversi anni fa. Però ho sentito distintamente una vibrazione di energia collettiva, universale, che mi è arrivata da quelle montagne, da quel silenzio, da quel... una carica molto forte di suono che io ho chiamato dentro di me il suono della terra, no? E credo che corrisponda molto a quello che tu hai appena detto. Così, chiusa parentesi, però, ecco. E oltre alla scienza, tu ti interessi di arte e addirittura so che stai preparando un romanzo storico che riguarda l'epoca degli impressionisti. È ambientato, non so, mi sembra a Parigi, giusto? Sì. Allora, come mai gli impressionisti e quale interesse trovi negli impressionisti in relazione all'arte invece contemporanea, quella attuale? C'è una funzione doppia, nel senso che da una parte ho avuto sempre una fascinazione per la Parigi di quell'epoca, cioè della seconda metà dell'Ottocento, dove c'era un'enorme concentrazione di artisti, di scrittori, era veramente il centro culturale del mondo. Quindi per me la fascinazione di quell'epoca è grandiosa, senza parlare anche del fatto che ho sempre avuto una grande attrazione per la letteratura di quel periodo, non solo a Parigi, ma insomma della letteratura classica in questi termini. E quindi c'era da una parte questa idea di volerla vivere Parigi, un aspetto diciamo mentale, fantasioso, all'interno di un'ipotesi di romanzo, e poi l'altro aspetto è quello che ho avuto sempre una grande passione nei confronti degli impressionisti come movimento, come tipologia di pittura, perché è una pittura che invita molto all'astrazione, alla riflessione, all'andare oltre. Quindi è un visuale che va oltre il visuale, perché mette in campo molto le emozioni, quello che è il proprio sentimento nei confronti di ciò che tu stai vedendo. Nel corso del tempo ho approfondito questo tipo di tematica, mi sono anche reso conto che in realtà tutta l'arte contemporanea praticamente nasce da lì, nel senso che prima degli impressionisti sostanzialmente l'arte ha mantenuto delle regole, quindi ha mantenuto un filo conduttore in cui la forma dei corpi umani doveva essere fatta con i principi accademici, con degli studi e via discorrendo. Da quel momento in poi non si è più imposta, cioè si sono rotte le regole, e a un certo punto il corpo umano poteva essere
rappresentati in maniera, diciamo, deforme, come per esempio l'ha fatto Picasso poi successivamente, poteva essere rappresentato non con la sua normale colorazione, ma potevi fare un volto giallo, come a un certo punto hanno fatto alcuni artisti, quindi le regole si sono completamente rotte. Ora, la rottura delle regole è molto affascinante per il percorso a cui si è giunti, che determina proprio questa necessità, questa esigenza di rompere le regole. Però ha anche un altro effetto che avviene nell'epoca attuale, il fatto che la scienza, l'arte a un certo punto, non avendo delle regole, può fare di tutto. Ora, la rottura delle regole che è avvenuta soprattutto agli inizi del Novecento ha determinato questo andare in avanti, questa inventiva incredibile di movimenti, di idee, di tipologie di opere d'arte sempre diverse e innovative. Poi a un certo punto però ha perso questa spinta e io quello che reputo è che nell'epoca attuale si è perso un po' tutto, cioè è caduto tutto poi in una visione più commerciale, cioè l'arte non si fa l'arte per l'arte, come si diceva un tempo, l'arte per l'arte, ma la si fa con una funzione più che altro di diventare semplicemente famoso, di guadagnare molti più soldi. Ma questo è un processo involutivo che nasce dall'epoca impressionista, quando, per esempio, l'arte venne presa dai primi galleristi. I primi galleristi che riuscirono a piazzare i quadri, le opere d'arte degli impressionisti, erano persone che sostanzialmente volevano vendere, cioè il loro scopo era vendere opere d'arte alla borghesia dell'epoca. Questo processo è andato avanti e a un certo punto i galleristi sono diventati sempre più specialisti e hanno avuto la sponda anche dei critici d'arte, quindi anche l'arte è diventata una forma di investimento. Quindi oggi il gallerista che ti propone un quadro non te lo propone perché magari è bello il quadro o dà delle suggestioni, ma come forma di investimento. Quindi l'arte ha perso la sua funzione iniziale, è diventata una forma di investimento come tutto, quindi perdendo proprio un po' la sua natura originaria. E quindi mi affascinava proprio l'idea dell'origine, da dove proviene questa cosa, anche per cercare di comprendere l'incomprensibilità dell'arte contemporanea. Certo. In effetti molto si muove, dal punto di vista artistico, si muove con il fine dell'investimento. Sì, purtroppo sì. Potremmo aprire una lunga parentesi, ma non adesso, su quanto ci sia di veramente bello in ciò che viene venduto, non solo a livello figurativo in pittura, ma in tutte le arti. Infatti uno dei processi che poi è avvenuto è anche la perdita anche della bellezza, cioè non è più un valore, non è più... Se non si riesce più a comprendere ciò che è bello, sì. Si riesce a comprendere solo ciò che ha un valore in termini economici, sì, praticamente. Che non è detto che sia bello, assolutamente. Però in questa maniera si perde anche la... Così, come potremmo dire, il gusto per le persone, no? Non riescono più a riconoscerlo il bello. Se non c'è più gusto critico, nessuno riesce più a capire cos'è davvero bello, e può apparire bello anche ciò che è normale. Ah, io farei l'esempio della pop art, no? Cioè i quadri, le opere di Andy Warhol sono messe lì. Sì, gli diamo un significato, no? Il fatto di rappresentare il mondo, il consumismo, eccetera, eccetera. Però non c'è più bellezza. Cioè, tu lo vedi, lì va bene, a me non dicono più nulla. Lo riconosco come con il valore che c'è dietro, come periodo storico in cui si è fatto qualcosa, si doveva interpretare il mondo di quell'epoca, ma non la osservi con un senso di bellezza o una qualche emozione che ti ritorna, come potrebbero essere i quadri più antichi, quelli rinascimentali,
anche un Caravaggio stesso, voglio dire, è una forma di bellezza di una certa tipologia, ma ti trasmette delle emozioni. Ecco, l'arte contemporanea non ha più la bellezza come filo conduttore, ma ha la concettualità. Ed essendo un'opera ormai di natura concettuale, ci dovresti arrivare con l'intelletto, ma il freddo intelletto non ti dà più emozioni, cioè è un ragionamento. Quindi è un po' il filo conduttore anche del mondo che ha perso, diciamo, il calore, diciamo, del sentimento, del sentire, per essere arrivato a un ragionamento puro. E la razionalità pura a cui siamo arrivati oggi è anche il freddo calcolo matematico. La digitalizzazione un po' è questo, no? Cioè estremizzare la razionalità dei numeri come del calcolo matematico. Io, e poi chiudiamo questo argomento, per esempio, ritengo che la Beat Generation, gli anni 70, siano stati forse l'ultimo grande momento di novità, perché rompevano con un, era, è stato il primo momento di rottura con un passato dove c'è stato un sentore di novità, di provocazione di novità, di progressismo, chiamiamolo così, anche un po' violento. Cioè, questo è accaduto in tutti, è accaduto in musica, è accaduto nelle arti, è accaduto nei movimenti politici, nel modo di vestire. Gli anni 70 sono stati una rivoluzione che ha sconvolto un pregresso. Dopo di allora, io trovo che ci sia una certa, come dici tu, razionale, ondeggiare, navigare in acque calme, sì. Dopo il sommovimento che questi anni 70 hanno dato. Io, se devo essere sincera, anche in termini di romanzi, ma anche di musica, c'è stata una grande rivoluzione in quegli anni. Dopodiché, secondo me, ci si è un po' appiattiti sui lasciti di questa, dell'energia che ha dato questo movimento della Beat Generation. E oggi siamo arrivati dove la vera rivoluzione è un'estrema razionalizzazione, in realtà, e freddezza, come dici tu. Per cui una banana diventa un'opera d'arte e avanti così. Sì, infatti. E proprio perché siamo su questo argomento, ho questa domanda. Emerge in te spesso una nota critica in relazione alla contemporaneità, al contemporaneo, nei campi dell'arte, della cultura o anche degli accadimenti. Come ti rapporti con questo contemporaneo? E ti chiedo provocatoriamente se ti senti più un conservatore a questo punto o sei un progressista alternativo? È una domanda difficile. Intanto il rapporto con il contemporaneo è molto complicato, perché proprio nel mio modo di interpretare le cose guardo molto al passato, cioè il passato come qualcosa che ha dei piedi saldi, ben piantati. Per esempio, io non nascondo la mia passione per una letteratura di altri tempi, cioè quella dell'Ottocento. I classici della letteratura, insomma, sono sempre là, e quelli per me sono il vero riferimento in ogni cosa. Il contemporaneo tendenzialmente tende molto a semplificare, sia in termini di complessità, per esempio, della scrittura, penso anche alla musica, c'è, cioè, una forma di semplificazione nelle cose, e questo aspetto in realtà a me non colpisce più di tanto. Cioè, penso che più andiamo avanti e più c'è un depauperamento di quello che è la sostanza delle cose. E noto anche, per esempio, nell'ambito della letteratura, che i vari romanzi, le opere che escono oggi, sono molto più povere, molto più semplici, e sono anche adatte a un pubblico che non vuole fare più la fatica di un tempo nel leggere.
Cioè, se uno pensa che oggi pensare di leggere un romanzo di Dostoevskij qualcuno ti prende per folle, mentre un tempo era la normale lettura, perché era quello il modo di fare letteratura, fa capire che nell'epoca attuale c'è stato un tornare indietro, un decrescere. Ora io vedo una forma di involuzione cioè più andiamo avanti, più per certi versi perdiamo pezzi. E questo perdere pezzi a me spaventa molto. E poi anche in epoca attuale c'è una semplificazione del pensiero. Vattimo direbbe il pensiero debole. C'è proprio un pensiero che è diventato più debole, meno strutturato e si arriva con molta, si salta con più facilità a delle conclusioni. La velocità, ad esempio internet, la comunicazione, i tempi molto brevi delle cose fanno saltare i ragionamenti. Quindi è un po' tutta la società che si è velocizzata. Quindi io sono molto critico sotto questo aspetto e non mi riconosco. E questa è una delle ragioni per cui anche quando arrivano gli articoli in redazione, io dico sempre a chiunque comincia a mandarmi il primo articolo, dico non avere fretta, cioè prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno e non mi scrivere una cosa subito buttata lì perché pensi che io ti stia dando una scadenza o qualcosa di simile. Non esiste. Gli articoli non vanno scritti per fretta o uno alla settimana. La qualità richiede tempo, riflessione, quindi ha un suo tempo che è necessario. Quindi sotto questo aspetto sì, c'è una forma critica. Quindi se dovessi dire se sono progressista o conservatore, trovo un po' l'uno un po' l'altro, perché nell'essere conservatore ci sono degli aspetti che guardano la tradizione su cui io sono molto legato, ma la tradizione può anche contenere in sé delle cose che non sono adeguate anche a un pensare dell'oggi, cioè non possiamo pensare con le categorie del passato, ciò che avviene oggi, se no dovremmo considerare, non lo so, un pensiero in cui, per esempio, la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo o altre tipologie simili. Ecco, questo tipo di pensiero, deve abbracciarsi a una forma di progressismo in cui a un certo punto vengono valorizzate, non so, le minoranze, le persone che hanno, meno opportunità. E che nel passato, lo si vede anche nella letteratura del passato, venivano trattati come subumani, per esempio. Quindi anche la parità, a cui si tende nel raggiungere questa società dell'oggi, sostanzialmente è quello che è un valore, è una cosa positiva. Quindi non si deve negare, ecco, secondo me bisogna trovare un punto di equilibrio. Cioè non negare, non arroccarsi in una posizione piuttosto che l'altra. Quindi essere in una forma di equilibrio per cui uno un po' l'altro attingono ad avere un avanzamento, perché il tempo avanza, però mantenendo i piedi ben saldi. Quindi non un salto in avanti eccessivo dimenticando il passato, ma neanche un rinnegare il presente, perché guardando solamente al passato avremo una società, diciamo, di natura quasi arcaica. Ecco. Ti ricordi quando una volta si diceva, forse anche adesso, non lo so, è che in tutte le cose bisogna prima imparare i fondamentali? Assolutamente. Quindi, per poter poi, ma se non hai i fondamentali, invece, oggi si tende un po' a bypassarli, no? Anche in ambito scolastico, non c'è più questa ferrea ricerca di testi che sarebbero, per l'appunto, secondo me, fondamentali per la formazione di una giovane vita. Sì, infatti, infatti. E in relazione a questo, vedi che tutte le domande si autointroducono da sole. Cosa pensi della comunicazione, per l'appunto, odierna, cioè il modo di comunicare della modernità, Allora, anche in che questo però caso, peraltro oggi è anche il nostro modo, di comunicare. infatti,
Allora, se penso alla comunicazione dell'oggi, ha sempre un aspetto duale. Allora, già quando è nata l'idea di Lapsus, era l'idea di un qualcosa che si proiettava su internet, che era già 10 anni fa un mondo più o meno evidente ed era la direzione inevitabile, che portava a una forma di semplificazione e a opportunità in più. Perché da una parte hai una rivista che non ha più bisogno di quello che c'era nel passato, cioè la necessità di fare le stampe, la distribuzione, il giornale, l'impaginazione, vi discorrendo. Oggi imposti una pagina web, hai fatto il tuo giornale in questo modo e hai la possibilità di arrivare a un pubblico molto più vasto. Tanto è vero che noi possiamo anche essere letti dall'altro capo del mondo, mentre prima potevi avere una cerchia ristretta se ti andava bene in ambito provinciale o regionale e non potevi abbracciare tutta l'Italia perché i costi sarebbero stati insostenibili per qualsiasi rivista. E questo è un enorme passo in avanti, è una cosa ottima. E tra l'altro con i nuovi mezzi, come può essere quello di poter fare un'intervista a costo zero, come direbbe qualcuno, a costo marginale zero, si direbbe, nel senso che nel passato per fare una cosa simile ci voleva una sorta di studio di registrazione, ci voleva una telecamera che aveva un certo costo, ci voleva una forma di regia. Oggi puoi fare tutto da te con un costo praticamente nullo, perché anche i software sono gratuiti. Questo libera moltissime energie, dà moltissime possibilità e dà la possibilità anche di unire persone che geograficamente sono lontane. Quindi sotto questo aspetto è eccezionale il balzo in avanti. L'aspetto deteriore di questo è il fatto che per quanto tu abbia questo tipo di mezzo, hai anche molto più rumore di fondo. Hai troppe persone che si dedicano a questo e il rumore di fondo aumenta in maniera incredibile, e c'è sempre anche il problema che nei nuovi mezzi di comunicazione c'è troppa immediatezza, cioè il tempo è troppo breve, i commenti, la parola buttata lì, che come diceva Umberto Eco, danno voce anche a uno stuolo di persone che in realtà non dovrebbero averla. Cioè la parificazione di tutti, sia nei commenti che nella possibilità di fare un video, mette sullo stesso piano la persona che ha un minimo di competenze dalla persona che di competenze non ne ha nessuna. E questo è un po' la democratizzazione che ha portato internet, e sotto un altro punto di vista anche un problema, perché questa immediatezza porta tutto a far scendere di livello. Quindi diciamo che oggi più che prendere la comunicazione tout court bisogna saperla selezionare, ecco, questo è il problema dell'oggi. Sì. Ecco, e con questo ritorniamo anche al ragionamento che abbiamo fatto poc'anzi sul non riuscire a capire cosa è veramente importante o veramente bello, perché non abbiamo il tempo. Sì. Non so se a te, a me per esempio mi irrita profondamente quando vedo queste trasmissioni televisive che devono durare mezz'ora, dove si intervistano tante persone pretendendo che in mezz'ora esplichino dei concetti, gli si fanno anche domande importanti, io ho notato, che richiedono una spiegazione. Un'articolazione. Però vedi che il conduttore gli fa pressing perché devono chiudere l'intervento, e quindi questi poveretti in pochi secondi devono riuscire a tradurre un pensiero. Adesso ultimamente stanno intervistando una marea di costituzionalisti per l'elezione del Presidente della Repubblica, no? Per cui ci sono tutti questi professori che vanno in TV a spiegare cos'è la Costituzione, come funziona, e non hanno il tempo di farlo. Io mi viene un'ansia per loro, da ascoltatrice, veramente mi metto di Madonna, come farà a chiudere questo discorso in 3 secondi? E qui c'è l'impoverimento di cui tu parlavi, proprio in questo momento, in quei momenti lì. Sì, sì, ma è vero, perché in effetti anche, per esempio, nella diatriba onnipresente degli ultimi tempi, no? Tra vaccinazione e non vaccinazione, discorrendo,
non c'è neanche il tempo materiale di entrambe le parti di esprimere un concetto, cioè diventa quasi un'aggressione verbale di chi riesce a mettere la battuta migliore per colpire poi il pubblico o influenzarlo, chi mettendo un dato che magari colpisce nel sensibile o altre cose, ma non si articola un pensiero, e questo non articolare il pensiero semplicemente crea una zuffa. Ecco. Quindi l'impossibilità di interpretare le cose per come dovrebbero essere. Ed è così che la scienza diventa spettacolo. Sì, purtroppo sì. Ha perso tanti punti in questa circostanza, purtroppo. È stata spettacolarizzata. Esatto. E ti faccio per l'appunto quest'ultima domanda che viene un po' da sé dopo le considerazioni che abbiamo fatto, però la vorrei volgere in positivo, nel senso, con un senso di soddisfazione, oddio, di positività che deve arrivare. Cosa pensi che manchi oggi in Italia a livello culturale? Però vorrei da te una risposta non su ciò che non c'è, ma su ciò che potrebbe essere fatto meglio. Mi spiego? Sì, diciamo che l'Italia, cioè, dovrebbe partire dalla scuola, cioè il problema di fondo è la scuola, perché quando dalla scuola tu esci e sei impoverito, hai meno strumenti, diventa un problema enorme. Io noto che anche persone che escono dall'università spesso e volentieri non sono in grado di scrivere un articolo. Questo purtroppo devo riscontrarlo. Ora, questo problema è legato al fatto che la scuola sia adeguata a un'epoca in cui si accelerano i tempi e si riducono gli strumenti. Inoltre non c'è una tendenza a creare passione, cioè anche gli stessi insegnanti, che possono essere quelli universitari o delle scuole medie, sono oberati di un tipo di lavoro che ormai è diventato di natura burocratica, non riescono a trasmettere neanche la passione per quello che insegnano. Quindi anche chi ha il seme del voler conoscere le cose non ha tutti gli strumenti per poter portare avanti quello che è il proprio approfondimento. Poi certo c'è un fattore positivo, cioè la presenza di internet e la digitalizzazione praticamente ti permette di accedere a qualsiasi cosa. Cioè oggi da casa non hai più bisogno neanche di andare in una biblioteca, perché ormai puoi accedere a tutto. Questa è una cosa eccezionale, che prima dell'avvento di internet non era possibile, e soprattutto le limitazioni geografiche erano un problema enorme. Cioè il fatto di trovarti in una cittadella di provincia lontano dai centri culturali era un problema enorme, mentre oggi puoi avere accesso praticamente a tutto. Io mi ricordo un aneddoto che mi colpiva, perché sono uno degli autori che ho seguito, che ho letto tantissimo, è stato Gesualdo Bufalino. Bufalino ha vissuto tutta la sua vita praticamente a Comiso, un paesino della parte meridionale della Sicilia, abbastanza isolato nella zona del Ragusano, dove a stento c'era un cinema, dove i film che potevano passare erano quelli della Rai di notte, e Bufalino cosa faceva? Li registrava per poterli vedere il giorno dopo attraverso il videoregistratore. Ma c'era una sete di cultura e di conoscenza che lì arrivava molto, ma molto filtrata. Cioè eri, come si suol dire, ai confini dell'impero, dove non avevi tutto l'accesso e la possibilità, a meno che non ti prendi un treno e te ne vai in una grande città. Quindi era una grande difficoltà di accesso alle cose. Oggi, se lui fosse ancora in vita, tutti i film, tutta la musica che lui vuole ascoltare la potrebbe anche ascoltare su YouTube con molta facilità. Mentre lui faceva una grande fatica, registrava, aveva le cassette, le cose. Quindi questo è un grande passo in avanti per la possibilità di accedere alla cultura. Il problema è che oggi la cultura, in senso generale, va molto a scemare, si è impoverita parecchio e anche si è spettacolarizzata, perché anche vedere, andare in un museo, purtroppo il museo, per attrarre i visitatori, ha anche bisogno di spettacolarizzarsi, di perdere i suoi connotati,
Certo, non voglio immaginare un museo come ai vecchi tempi, insomma, una sorta di accademia dove lì è tutto stantio, tutto barboso, che chiaramente non attrae, ma neanche un museo fondato sul nulla, perché spesso e volentieri le mostre che presumono di essere di cultura sono basate su una cosa che non regge neanche in piedi, insomma, una spettacolarizzazione fine a se stessa quasi. Quindi, diciamo, il futuro lo vedo complesso, a meno che non sia la società stessa a reagire e a richiedere qualcosa di differente. Probabilmente nel tempo, spingendo così tanto a un appiattimento culturale generalizzato, a un certo punto, cosa che io ipotizzo potrebbe anche accadere un giorno, ci sarà forse una spinta contraria che qualcuno richiederà necessariamente la necessità di avere un'inversione di rotta, cioè avere una scuola che dia più strumenti, che selezioni persone migliori, perché oggi l'espressione della cultura è anche un'espressione molto, molto impoverita, purtroppo. Bene, abbiamo concluso la nostra intervista e vorrei lasciare ai nostri ascoltatori e lettori una domanda su cui riflettere che è legata a quest'ultimo intervento di Davide Mauro. Paradossalmente noi abbiamo più facilità di accesso a tutte le informazioni, quindi non dobbiamo fare tutte le difficoltà. Avere tutte le difficoltà che aveva Gesualdo Bufalino, però non accediamo, Sì. o non accediamo in maniera corretta. Allora mi viene da farmi una domanda e la faccio anche a chi ci ascolta. È forse vero o non vero che se si fa fatica per ottenere qualcosa viene meglio, ha più valore? Mentre se non si deve far fatica, interessa poco. Chissà se questa cosa che dicevano i nostri saggi nonni e bisnonni ha un fondo di verità a questo punto, perché effettivamente più informazioni facili abbiamo, più dovremo elaborare meglio concetti importanti, pensieri importanti. E invece sembrerebbe che Gesualdo Bufalino, facendo pur una gran fatica, però è riuscito a dire qualcosa di importante, no? E quindi è una domanda che mi pongo e che lascio ai miei ascoltatori come uno spunto di riflessione, sulla propria voglia di sete, di cultura, insomma, sperando che ne abbiano sempre di più. E con questo, caro Davide, io ti saluto. Grazie Davide. Grazie, a presto. Ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Aspetta che fermo.